Non avevo avuto niente. A volte ero felice con lei e Oksana era conscia dell'amore che io provavo per lei. Talvolta sorprendevo il suo sguardo fisso su di me con un'espressione interrogativa. Con un tono di compassione mi diceva: "Quando ti guardo, Mario, non riesco a crederci. Non sei granché, ma non sembri diverso da me. Tua madre e tuo padre, poi così carini, che uno non si sognerebbe mai che fossero così." Abbassavo la testa per assentire, ma Oksana non colmava l'insoddisfazione di fondo che mi assillava. Ero di fede cattolica, ero legato mani e piedi al Papa, da chierichetto ero stato un accendicandele e un bruciaincenso, quando conobbi Oksana, che con la figlia fuggiva dall'Ucraina. Ero un potenziale baciatore dell'alluce di San Pietro. Perché uccisi Oksana e sua figlia? Perché da loro non avevo avuto niente, se non la loro riconoscenza priva dell'amore. Perché non mi bastava amare Oksana. Esigevo che anche lei mi amasse, perché il mio amore era troppo umano. Perché pur essendo cattolico, rimanevo un ateo.